Sotto queste assi, in un cortile a Monza, venivano bruciati e nascosti i resti di Lea Garofalo, la testimone di giustizia 35enne che aveva deciso di affrancarsi dalla sua famiglia di 'Ndrangheta e dall'ex compagno del clan Cosco. A 300 metri da qui, nel cimitero di San Fruttuoso, Monza le dedica una scultura intitolata La Porta del Dolore. A testimoniare la vicinanza che noi abbiamo nei confronti di questa persona, ma soprattutto della figlia Denise. Il cimitero è un luogo che custodisce il dolore, ma custodisce anche gli affetti, e Lea Garofalo, anche se non era cittadina di Monza, la sentiamo una nostra cittadina. Lea sapeva che varcando la soglia della libertà e della giustizia non sarebbe mai potuta tornare indietro, eppure lo fece perché voleva una vita nella legalità per sé e sua figlia Denise. So, dentro di me è un'esagerazione, ma io la vedo proprio come coi suoi pugni che rompe, che distrugge. Per andare oltre.